piangeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Cristo risorto! Buona giornata carissimi amici e buon inizio settimana. Una settimana che è benedetta perché è illuminata dalla parola di Dio ed è una settimana che per noi inizia nella liturgia con questo tempo ordinario. Ovvero iniziamo a leggere il Vangelo di Marco, che c'era anche ieri come domenica, dal capitolo primo, e altre letture che in questo caso, essendo l'anno dispari, nella prima lettura ci viene offerta la lettera agli Ebrei. Quindi apriamo il nostro cuore e ascoltiamo quello che il Signore ci vuole dire. Marco 1, 14, 20. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anche essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre, Zebedeo, nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Amen. Vorrei anche leggervi oggi, come dicevo, la lettera agli Ebrei, il capitolo primo, quindi è l'inizio. 1:6. Dio, che molte volte e in diversi modi, nei tempi antichi, aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. Egli è irradiazione della sua gloria, è impronta della sua sostanza e tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla destra della maestà nell'alto dei cieli, divenuto tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato. Infatti a quale degli angeli Dio ha mai detto: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato»? E ancora: «Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio». Quando invece introduce il primogenito nel mondo, dice: «Lo adorino tutti gli angeli di Dio». Amen. Ecco, cari amici, vediamo che da un lato oggi abbiamo ascoltato l'inizio della predicazione di Gesù, quindi un annuncio di conversione, di apertura, di disponibilità, e anche i primi discepoli che lo hanno seguito, che hanno accolto il suo Vangelo, la buona notizia. E al tempo stesso questo accogliere la buona notizia di Gesù come il Salvatore, il Figlio di Dio, rispecchia davvero bene la lettera agli Ebrei, in questo inizio, capitolo primo. E si parla quindi di ciò che è avvenuto, quindi per noi nell'Antico Testamento, ovvero quante volte Dio aveva parlato ai profeti, ai patriarchi, ai re, dicendo che lui si sarebbe manifestato fortemente e grandemente. E dice che ultimamente, in questi giorni, chiaramente si parla di 2000 anni fa, al tempo di Gesù, dopo la sua risurrezione, ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Ecco che quindi la lettera agli Ebrei, una lettera pseudo-paolina attribuita a Paolo, quindi nel corpo paolino, ma
di dubbia comunque autenticità riguardo a lui, però comunque di questo corpo, ecco che viene destinata a persone che vengono da una tradizione giudaica e in attesa, nell'attesa e nella scoperta di questo Yeshua Salvatore, che annunciato per noi cristiani nell'Antico Testamento, ora è sperimentabile, ora è visibile, ora è l'Emmanuele. Ecco perché poi dice che il Figlio, Gesù, è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza. Ecco che Gesù ci rivela a noi il Padre. In Gesù noi vediamo costantemente, ascoltiamo, percepiamo quello che è per noi il Padre. È una grande, potremmo dire, scoperta da parte del mondo, da parte dell'umanità, la presenza di Dio. Perché? Perché in questo Figlio, che è della stessa sostanza del Padre, noi comprendiamo come Dio è. Tutte le azioni che Gesù, suo Figlio, ha fatto, le parole, i gesti, i segni, i miracoli, gli atteggiamenti, le sue aperture, rispecchiano e irradiazione del Padre, rispecchiano gli atteggiamenti del Padre. Ecco perché è importante la lettera agli Ebrei, perché ci apre gli occhi, ci fa comprendere che ciò che è stato nascosto, celato al mondo per secoli, in Gesù si è manifestato. Un grande nostro, purtroppo potrei dire errore, peccato, mancanza ancora meglio, è il non considerare di avere una parola di Dio, un verbo di Dio che si è fatto carne, e guardando a Lui sappiamo che cosa Dio ci vuole dire, come Dio ci ama, come Dio è benevolo verso di noi, è misericordioso. Ecco perché abbiamo iniziato anche questa scuola biblica, per imparare che cos'è la parola, come viene la parola. Perché nel Vangelo stesso noi abbiamo la chiave, un accesso meraviglioso e libero, perché è per tutti, a comprendere chi è Dio, com'è Dio, come si comporta Dio. Il suo modo naturale, il suo modo anche umano, perché Gesù ha avuto tantissimi atteggiamenti di amicizia, di apertura, di disponibilità verso di noi. E allora non perdiamo questa occasione, fratelli e sorelle, oggi, in questi giorni, in questa settimana, di aprirci al Padre e di dirgli grazie. Grazie, oh Dio, perché anche oggi posso sperimentare Te, la Tua parola, attraverso il Tuo Figlio Gesù. Grazie, oh Padre, perché Tu mi hai mandato il Tuo Figlio, perché io possa essere salvato, perché io possa aprire gli occhi. Io voglio conoscerti sempre di più. Io voglio scoprire quanto Tu sei grande, quanto Tu sei amabile, oh Padre. Per questo Ti chiedo, manifestati nella mia vita, manifestati fortemente in questo giorno, affinché i miei occhi si aprano e trovino in Te, nelle Tue parole, nella Scrittura stessa, il Verbo che si fa carne, l'Emmanuele che mi accompagna, che mi dà luce nella mia vita, in questo giorno, nelle mie attività, nei miei problemi, nei miei dubbi, e io scopra in Te, oh Padre, il dono del Tuo Figlio Gesù. A Te la gloria e l'onore nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, quindi in Gesù, il Figlio amato, l'agapetos del Padre, scopriamo e capiamo sempre di più quanto Dio ci ama, quanto Dio è grande e misericordioso. Ecco, vi condivido, ecco, che molti
che si sono iscritti alla scuola biblica mi hanno anche chiesto subito riguardo agli esami, perché questo era uno dei timori più grandi. Io volevo solo anche dirlo a voi, di tranquillizzarvi, perché chi abita lontano, chi ha diverse difficoltà, ecco, lo tratteremo chiaramente molto diversamente. L'importante in questa scuola biblica è poter conoscere Gesù attraverso la Bibbia. Per quanto riguarda il resto, ne parleremo insieme e lo vedremo anche personalmente. Quindi non preoccupatevi per gli esami o per i compiti, ma quello che dobbiamo preoccuparci è di innamorarci della parola di Dio. Questo è l'obiettivo della scuola biblica. Grazie che mi avete accolto. Buona giornata e settimana. A domani. Ciao. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.